contribuire a questo fondo. Sì, perché se no rischiamo. Tutto. Allora, noi quest'anno abbiamo voluto cambiare un po' rispetto agli altri anni, siamo sempre andati su degli agriturismi così, però quest'anno è un anno particolare, è un po' una svolta perché andiamo incontro a delle cerimonie molto importanti. Noi consegneremo addirittura la bandiera di combattimento a una delle nuove fregate della Marina Militare. O grande eterno Dio, Signore del cielo e dell'abisso, cui ubbidiscono i venti e le onde, noi, uomini di mare e di guerra, ufficiali e marinai d'Italia, da questa sacra nave armata dalla patria leviamo i cuori. Salve ed esalta nella tua fede, o gran Dio, la nostra nazione. Da giusta gloria e potenza la nostra bandiera, comanda che le tempeste di flutti servono a lei, poni sul nemico il terrore di lei. Fa che per sempre la tengono in difesa, petti di ferro più forti del ferro che cinge questa nave. A lei per sempre dona vittoria. Benedice, oh Signore, le cose le nostre case lontane, le care genti, nella cadente notte riposo del popolo, benedici noi che per esso vegliamo in armi sul mare. Benedici. E arriviamo al Monumento Marinai d'Italia, perché io sono il braccio esecutivo di un pensiero che è nato nella visione del futuro di Eni. Allora, tutto nasce da un'ancora. Ormai è tuo, penso ci perché quasi tutti i nostri delle nostre parti, la maggior parte ha fatto il servizio militare in prima, quindi soprattutto dall'isola di Fucino, Zara, la Pola. E quindi... Con me
20 anni di attaccamento all'Anni per Giorgio Zigliozella. Giorgio è qui, vero? Sì, eccolo qua. Adesso sì. E ancora festeggiamo anche i 20 anni di Maurizio Tosetto. 20 anni, ragazzi. Comandante Maurizio. Quando vinse la campionessa chi festeggia i 30 anni, pensate, e quindi chiediamo di venire a Raffaele Martin, una figura così importante nel nostro gruppo, quindi ci regala colori, ci regala emozioni, e sono 30 anni che è con noi, eccolo qua. E poi abbiamo però lo stesso 30 anni di appartenenza, e lui invece ci dona la sua voce nei momenti più importanti, ed è Luigi Camposantiero. Bravo! Eccolo qua! Luigi è la nostra voce, abbiamo i nostri colori, abbiamo la nostra voce, abbiamo tante persone meravigliose che ci regalano i loro talenti. Eccone uno. Fermila! Giovine che sta facendo lo stage ancora da 30 anni e si chiama Medea Levorato, che era medagliata in tutte le cerimonie più importanti. Festeggia 50 anni ed è il nostro presidente emerito Roberto Tavanna. E come sapete è la storia della nostra associazione, colui che ci prepara, ci unisce su tante cose, giustamente, che abbiamo solo che da imparare, e al quale facciamo un grandissimo applauso per i 50 anni. Allora, il nostro presidente emerito, c'è una citazione particolare del nostro presidente nazionale, che dice: la signoria vostra è stata proposta dalla presidenza del gruppo ANMI di Padova, in cui è iscritto, per la concessione di un attestato di benemerenza quando ella raggiunse altre 50 anni di ininterrotta iscrizione all'ANMI. Nel momento in cui mi accingo a certificare detto atto, rivolgo alla signoria vostra il mio più vivo compiacimento per la lunga militanza e fedeltà dimostrata alla nostra associazione, e colgo l'occasione per augurarle lunga vita e tanta felicità anche in seno alla nostra famiglia. Un abbraccio, ammiraglio Rodato.